Il 15 settembre è vicino e a quasi un anno dall'alluvione è evidente lo stato di abbandono in cui versano i territori dell'entroterra anconetano e pesarese colpiti. Legna negli alvei dei fiumi e torrenti, decine di ponti chiusi, strade inagibili, frane su cui intervenire, lo dice il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo. Le attività di ripristino vanno fortemente a rilento a causa della gestione totalmente sbagliata della giunta Acquaroli. Manca un progetto coerente e la somma urgenza è erroneamente tradotta nel lavoro di qualche escavatore nel fiume, tanto che poi in alcuni casi si sono dovuti più volte seguire interventi nello stesso tratto a seguito delle piene registrate a gennaio, marzo e maggio. Le risorse stanziate dal governo per la copertura dei danni, 400 milioni in 3 anni a fronte di una stima che va oltre il miliardo, sono davvero poca cosa e per ora solo 96 milioni sono arrivati nelle Marche, parte dei quali ancora inutilizzata. Questa è la sensibilità del governo Meloni verso la nostra regione. Da tempo avanziamo nostre proposte a partire da un progetto organico di mitigazione del rischio che ad esempio già esiste per il fiume Misa. Le somme di denaro utilizzate finora avrebbero potuto essere spese per un progetto complessivo che limitasse il rischio. Quale copertura finanziaria dobbiamo poi attenderci per enti locali, cittadini e imprese, data l'esiguità di risorse stanziate? La giunta regionale non ha neanche ipotizzato un criterio di riparto. Andrebbe alimentato, continua il PD, un coordinamento costante con i sindaci. Infine, per quanto riguarda il sistema di allerta, in Emilia-Romagna in via sperimentale è stato adottato l'ITA Alert per avvisare immediatamente i cittadini in caso di gravi emergenze o catastrofi, inviando messaggi ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica. È tempo che anche nelle Marche si sperimenti questo sistema. Nella scorsa legislatura esisteva un modello simile, accantonato inspiegabilmente dall'attuale amministrazione regionale.